Buongiorno a tutti, siamo all'ultima puntata di questi incontri di formazione per Ecomusei sui temi delle licenze libere, OpenStreetMap e Wikipedia. Tutti gli incontri sono registrati, trovate la documentazione completa sul sito della rete degli Ecomusei. E oggi, per questa ultima puntata, ci focalizziamo su Wikipedia e anche sui progetti che gli Ecomusei possono realizzare in collaborazione con Wikipedia e avvantaggiandosi anche avvantaggiandosi della comunità dei volontari dell'enciclopedia, ma anche dei volontari che possono fare fotografie, che possono produrre altri tipi di contenuti. Sono molto contenta che ci sia Marta Rosio con noi oggi, che è un membro dello staff di Wikimedia Italia e si occupa proprio delle collaborazioni con le istituzioni culturali. Noi li chiamiamo GLEM, quindi è un acronimo che identifica sostanzialmente tutti i tipi diversi di istituzioni culturali ed è anche la coordinatrice del concorso fotografico Wiki Laws Monument. Quindi è la persona giusta da conoscere se si vogliono fare progetti con Wikimedia Italia e legati a Wikipedia e ai diversi progetti Wikimedia. Grazie mille Marta, allora ti lascio la parola. Bene, grazie Yolanda. I'm the man, quindi se volete, se avete dubbi, curiosità o se avete già qualche idea di possibile progetto da fare con Wikimedia Italia, ovvero coinvolgendo qualunque tipo di qualunque fra i progetti che Wikimedia Italia sostiene, quindi tutti i progetti della Wikimedia Foundation, Wikipedia e Progetti Fratelli e OpenStreetMap. Ora condivido il mio schermo. Un attimo, vado. Ditemi se vedete. Benissimo, si Ok, vede. benissimo, grazie. Allora, questo è diciamo, la mission, del movimento Wikimedia, quindi anche di Wikimedia Italia, che è il capitolo nazionale della Wikimedia Foundation, che come probabilmente sapete è la fondazione che sta dietro Wikipedia e Progetti Fratelli, quindi sia la Fondazione che Wikimedia Italia si occupano di tutte le attività di sostegno e di contorno a Wikipedia, facciamo che per convenzione dico Wikipedia, ma intendo Wikipedia e Progetti Fratelli, no, se no altrimenti è troppo lungo tutte le volte. Noi ci occupiamo delle attività di sostegno, quindi della promozione, dello sviluppo software, della raccolta fondi, della formazione, sia verso le scuole che le istituzioni culturali che verso la cittadinanza. Mentre invece, come sapete, i contenuti di Wikipedia non sono gestiti da alcun tipo di staff, ma sono prodotti dalla comunità, dei volontari. Quindi noi non scriviamo voci su commissione, ma insegniamo alle persone qual è il modo corretto di contribuire a Wikipedia e agli altri progetti. Come dicevo appunto, Wikimedia non è solo Wikipedia, Wikipedia è il progetto più noto, ma ci sono parecchi altri progetti che si occupano di cose diverse. Io vi parlerei, beh, oggi vi parlerò di Wikipedia e di Wikimedia Commons, in particolar modo di Wiki Laws Monuments. Altri progetti estremamente interessanti per le istituzioni culturali come quelle di cui fate parte sono OpenStreetMap, di cui vi ha parlato in precedenza Lorenzo, e anche Wikidata, di cui oggi purtroppo non abbiamo tempo di parlare, ma di cui magari potremo parlare in futuro e che è un progetto estremamente, diciamo, caldo, in rapidissima crescita e molto interessante per le istituzioni culturali. Quindi Wikipedia, vi farò pochissima teoria sui principi fondamentali detti pilastri di Wikipedia, non per annoiarvi, ma perché hanno delle ricadute molto immediate e molto pratiche, di cui vi parlerò. La seconda parte del seminario invece verterà su Wikimedia Commons e Wiki Laws Monuments. Allora, ci sono soltanto 5 regole inderogabili e fondamentali e indiscutibili, tipo assiomi, insomma, su Wikipedia, che sono i 5 pilastri, di cui il primo, apparentemente banale, è Wikipedia è un'enciclopedia, quindi la definizione di Wikipedia è un'enciclopedia, online, libera, collaborativa, ma sostanzialmente un'enciclopedia, che quindi tratta unicamente di soggetti rilevanti nel loro campo e
questa rilevanza nel campo specifico deve essere sostenuta e provata da fonti attendibili. Quindi questo cosa vuol dire? È un'enciclopedia quindi di ispirazione estremamente universale, perciò tutti gli argomenti sono accettati e benvenuti su Wikipedia, il cucito, l'astronomia, la cucina, qualunque cosa è ben accetta, ma in tutti questi campi ci sono soltanto cose rilevanti, rilevanti nel cucito, rilevanti nella cucina, rilevanti nell'astronomia. E questa rilevanza appunto deve essere provata da fonti a loro volta rilevanti nel cucito, nell'astronomia, eccetera, eccetera. Da ciò discende che Wikipedia non è, ad esempio, un social network. Il fatto che una persona o una cosa esista, è sufficiente per Facebook, basta che tu esista e abbia più di 13 anni e puoi avere un profilo su Facebook. Non è sufficiente su Wikipedia, perché il fatto che tu esista non significa ipso facto che tu sia rilevante in ciò che fai, ovviamente sei rilevante in quanto persona, ma non magari nella matematica o in ciò che fai. Non è un giornale, quindi non tutto ciò che è vero, la notizia del giorno, non ha spazio su Wikipedia, che non è un giornale, è un'enciclopedia. Salto al quarto punto, non è una raccolta di ricerche originali, quindi ha spazio su Wikipedia ciò che è, diciamo, la conoscenza consolidata all'interno di un certo campo. Le nuove frontiere, le tesi di laurea, le nuove idee non hanno spazio su Wikipedia finché non sono, almeno in una certa misura, accettate dalla comunità. Di chi si occupa di quella cosa. E soprattutto, sempre punto di grandi discussioni, di grandi scontri, non è un mezzo di promozione. Approfondirò questo punto subito dopo aver parlato di tutti i cinque pilastri. Promozione può voler dire tante cose, non è soltanto pubblicità. Quindi magari un soggetto è enciclopedico, un museo, ad esempio, ma non deve essere trattato su Wikipedia come si farebbe per esempio su un volantino pubblicitario o anche sul proprio sito istituzionale, che ha una finalità comunque diversa da quella che è Wikipedia. Su questo torneremo perché so che è sempre un motivo di grandi interrogazioni e di grandi domande. Da quello che abbiamo appena detto discende direttamente il secondo punto, Wikipedia ha un punto di vista neutrale. Ovvero riporta i diversi punti di vista su un argomento in modo chiaro, imparziale, proporzionale alla loro rilevanza. Questo vuol dire che per qualunque argomento, lo sbarco sulla Luna, io riporterò che ci sono delle teorie che dicono che lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto, perché queste teorie esistono e sono sufficientemente diffuse e documentate per meritare uno spazio su Wikipedia. Ma lo spazio che darò a queste teorie sarà indubbiamente minore a quello che darò sulla pagina dello sbarco sulla Luna, diciamo la versione ufficiale di quello che è successo durante lo sbarco sulla Luna. Tutto riportato, il New York Times dice che e il sito complottisti.com dice che. Wikipedia è libera, di questo avete già parlato in modo approfondito con Yolanda durante la prima lezione. Significa che oltre a essere gratuita, niente di Wikipedia è a pagamento, nemmeno il software che la fa funzionare, gli accessi, nulla di Wikipedia a pagamento. È indipendente, non dipende da nessun governo, da nessun gruppo di interesse, da nessuna azienda. E soprattutto è liberamente modificabile, utilizzabile e ridistribuibile. Quindi tutto ciò che compone Wikipedia, tutti i contenuti di Wikipedia, tutti i contenuti dei progetti fratelli e il loro software, la loro architettura, tutto quanto può essere modificato, utilizzato e ridistribuito ad ogni fine, compreso quello commerciale, purché si rispettino i termini della licenza che, come vi ha spiegato Yolanda, prevede la citazione della fonte e la ridistribuzione agli stessi termini, quindi con la stessa licenza. Ecco, Wikipedia ha un codice di condotta su questa parte su cui si potrebbe aprire grande
grandi, grandi orizzonti, grandi dibattito, vado rapidamente. Wikipedia è un codice di condotta che si chiama Wikilove, questo è un logo ufficiale della Wikimedia Foundation. E il Wikilove di fatto regola i rapporti all'interno della comunità, perché di questi rapporti e del necessario consenso che va costruito intorno a ogni tema, vive un progetto come quello di Wikipedia, che è un progetto collaborativo e i cui contenuti sono costruiti da tanti apporti diversi che ovviamente spesso non la vedono allo stesso modo sulle cose, diverse persone la vedono, hanno opinioni diverse su cose diverse, ma devono trovare un accordo per poter costruire i contenuti dell'enciclopedia libera. E il quinto pilastro, spesso misconosciuto, è che Wikipedia non ha regole fisse, ovvero le uniche regole fisse di Wikipedia sono quelle che vi ho appena detto. Tutte le altre regole che discendono da queste sono negoziabili all'interno della comunità, dei contributori. Quindi, che cosa vuol dire, in che senso libera, in che senso enciclopedica, che cos'è una fonte attendibile, come formattare le voci, eccetera, eccetera, come usare i grassetti, sono tutte cose che vengono decise e discusse dalla comunità e che, se il consenso intorno a un certo tema cambia, possono essere ridiscusse e cambiate, come di fatto succede in continuazione. Bene, allora, intanto scusate, ci sono domande su questo o vado avanti? Vado? Poi comunque ci sarà uno spazio per le domande alla fine, però. Allora, promozione. Allora, Wikipedia non fa promozione, non ospita contenuti promozionali. Una cosa che viene fuori spesso quando diciamo la parte della comunità che si occupa di controllare i vari contributi e le modifiche a Wikipedia dice: no, questa cosa non va bene, non la puoi mettere su Wikipedia perché è promozionale. Le reazioni normalmente sono: ma come promozionale io non sto vendendo niente, non sto facendo la pubblicità del detersivo, perché normalmente, ok, promozionale è associato a fare pubblicità, a vendere qualcosa. Non è necessariamente così, non è solo così. Il presentare qualcosa dal punto di vista promozionale può voler dire anche dare un punto di vista che evidenzia per esempio solo gli aspetti positivi o enfatico o che non fornisce fonti attendibili su un certo argomento. Le altre frasi che ho messo in questa slide vanno in questa direzione. Noi non facciamo promozione, noi semplicemente riportiamo la realtà o appunto siamo una no profit o siamo un ente pubblico, quindi non dobbiamo vendere niente. Vi ho riportato qualche esempio di promozione che non vende niente. Quindi l'esempio meglio conservato al mondo di qualcosa può essere un'informazione neutrale, che quindi va bene su Wikipedia, se è supportata da fonti attendibili. Se ci sono due, tre pubblicazioni autorevoli che dicono che quella fortificazione greca lì è la meglio conservata al mondo, va bene, quindi io posso scrivere: presso capo soprano si ammira, secondo Pinco, Pallo e Virulino, presso capo soprano si ammira, eccetera, eccetera, con nota e fonti che affermano che è l'esempio meglio conservato al mondo. In mancanza di ciò, questa è una frase promozionale. E così, appunto, rende unico questo monumento, è perfettamente conservato, è una moderna funzionale struttura. Vanno benissimo se si tratta del sito dell'ente del turismo oppure proprio di questo monumento in particolare, va benissimo. Sto diciamo presentando la realtà in modo positivo per invogliare le persone a venirci, ma su Wikipedia non va bene. E ancora di più l'esempio successivo, quindi in cui la tradizione romagnola e, scusate, ci sono i muratori qua dietro, adesso sono andati a chiedere di mettere, eccetera, eccetera. Quindi
penso che insomma, di aver fatto capire il punto. Un altro tipo di promozione, ad esempio, a cui sono abbastanza, diciamo, le istituzioni culturali che producono, che hanno fonti, che producono fonti, che scrivono fonti, è l'eccessivo utilizzo di link. Tutte le informazioni presenti su Wikipedia dovrebbero essere supportate da fonti attendibili, quindi l'inserimento di fonti e di link alle fonti è un'attività molto incoraggiata su Wikipedia. L'eccessivo inserimento di link a una sola pubblicazione o a un solo sito internet è considerato spam, perché chiaramente l'intento non è fornire informazioni, ma dirigere traffico, traffico internet, traffico dati verso un certo sito o spingere una certa pubblicazione. Qua vi ho copiato proprio delle parti della pagina che cito sotto, che è Wikipedia collegamenti esterni. Su Wikipedia tutto ciò è molto ben dettagliato in miriade di pagine di aiuto che potete trovare molto facilmente. Ecco, quindi non posso scrivere nulla sul mio ente, tutto promozione, tutto rischia di essere cancellato in quanto promozionale dalla comunità? No, evidentemente. Anzi, i contributi dagli enti culturali, come quelli di cui fate parte, sono estremamente benvenuti su Wikipedia. Abbiamo bisogno di contributi di persone competenti nel loro campo. Wikipedia deve crescere di qualità e deve diventare sempre più affidabile, sempre più completa. Quindi, ovviamente, le persone che detengono, hanno in mano i beni culturali sono, le più qualificate a farlo. Il nostro, diciamo, invito è di contribuire aggiungendo nelle voci che sono già presenti delle informazioni. Ad esempio, nella voce, non so, del comune, chiarire le descrizioni, non so, dei monumenti, la descrizione del territorio, delle tradizioni popolari e aggiungendo fonti a documenti che possono essere pubblicati sul vostro sito o di cui siete in possesso. Quindi informazioni puntuali, fonti puntuali, anche paragrafi interi all'interno di una voce preesistente sono estremamente benvenuti. È possibile ovviamente anche creare voci ex novo, non è vietato, anzi, però appunto questa voce deve trattare di un soggetto con i requisiti di cui abbiamo parlato prima, quindi rilevante nel proprio campo e con fonti attendibili e in modo neutrale. C'è da dire che spesso le voci proprio di dettaglio, di contenuti molto di dettaglio, sono molto meno visualizzate delle voci più generali. Vi ho portato un esempio: la voce del comune di Monza è visitata una media di 500 volte al giorno, diciamo con una punta in questo periodo di 3 mesi di 2000. Ok, quindi tutti i suoi sottoparagrafi che parlano dei monumenti, del Parco di Monza, della Villa Reale, eccetera, eccetera, sono visualizzati questo numero di volte. La chiesa di San Biagio a Monza, no, nel senso che ha 2, 3 visite al giorno. Quindi creare la voce sulla chiesa di San Biagio di Monza è stata ritenuta enciclopedica, la voce non è stata cancellata, esiste, è lì. Non so quanto beneficio ne ricavi la chiesa di San Biagio di Monza da questa esistenza. Ecco, probabilmente la cosa, diciamo, più anche utile e furba da fare per la chiesa di San Biagio sarebbe migliorare, il sottoparagrafo dedicato alla chiesa di San Biagio nella voce di Monza. Giusto, vi cito questo studio, questo link porta a una pubblicazione che dimostra come i miglioramenti all'interno, anche di modesta entità, all'interno delle voci dei comuni, in questo caso dei comuni spagnoli, portano a un significativo e molto rilevabile incremento nella presenza dei turisti. Anzi, nei pernottamenti dei turisti, quindi turisti che si fermano anche qualche giorno.
Questo effetto, diciamo, è visibile, è stato misurato in questo studio, trovate tutto il dettaglio e appunto questo può essere di interesse per la vostra attività perché è appunto migliorando le voci, diciamo, generali dei comuni, arricchendole di informazioni, rendendole più attendibili e più complete, che si attraggono visitatori sostanzialmente. Io i link non sono la presentazione è disponibile su Wikimedia Commons, dove sono disponibili le altre presentazioni di questo ciclo di seminari. Si tratta di PDF, quindi non sono cliccabili i link, però possono essere ricopiati. Ecco, sì, questo è semplicemente per dire che ci sono, come abbiamo visto, molte policy e molte regole e molte diciamo, indicazioni su come si fa a contribuire le varie regole nei vari aspetti, eccetera. Vi inviterei a non farvi scoraggiare da tutto ciò. Una volta che rispettate i pilastri, dall'altra parte avete una comunità molto attiva e nonostante ciò che talvolta si dice e si sente in giro, accogliente verso chi realmente vuole migliorare i contributi dell'enciclopedia. Quindi è impossibile sapere tutto come vada fatto esattamente tutto alle prime contribuzioni, e onestamente anche dopo 10 anni a volte non si conoscono tutte le regole, tutte le policy, eccetera. Non c'è da far altro che chiedere se non si riesce a trovare le informazioni, ascoltare le risposte e poi osare, provare, be bold, uno degli incoraggiamenti più utilizzati su Wikipedia. Niente su Wikipedia è irreversibile, tutte le versioni precedenti sono sempre salvate e si può sempre tornare alla versione precedente. Quindi anche se si fa un errore, non succede niente, basta insomma capirlo, saperlo e cercare, insomma, poi cercare di porre rimedio o comunque se non si è in grado qualcun altro interverrà e porrà rimedio. Ecco, e soprattutto fonti attendibili, abbiamo capito, una volta che ci sono fonti attendibili, tutto il resto è secondario. Anche semplicemente scrivere una informazione indicando la fonte, anche se lo si fa così, semplicemente scrivendo quello che viene. Va bene, è un contributo accettabile. Poi le questioni di formattazione e le altre sono quisquilie che vengono sistemate rapidamente. Ecco, adesso sono alla seconda parte, ma prima vi chiederei se ci sono domande su questo. Sì, ne ho una io. Allora, ecco, sono qua, Brichetti. Niente, non ho mai guardato le regole di funzionamento di Wikipedia, perché generalmente non guardo neanche le istruzioni delle cose che acquisto, che ho fra le mani. Comunque chiedo, quindi molto egoisticamente chiedo, quando è che un contenuto è accettato dalla comunità? Vale la regola del silenzio assenso oppure occorre ricevere un segno di accettazione? L'altra Allora, domanda, chi è che decide che il contenuto è attendibile? parto dalla seconda, le decisioni, la manutenzione, tutto su Wikipedia è gestito dalla comunità. Quindi c'è una comunità di persone che si occupano della revisione, del controllo delle ultime modifiche e poi ci sono anche dei progetti tematici che riuniscono utenti interessati alla storia dei trasporti, alla storia antica, alla letteratura classica, eccetera, eccetera. Quindi normalmente diciamo, l'invito, se si hanno dubbi su questa è una fonte attendibile, questa cosa posso inserirla, la biografia di questo scrittore è considerata sufficientemente rilevante, la cosa giusta da fare è chiedere al progetto competente. Progetto due punti e poi si trovano progetto arte, progetto letteratura, c'è anche sicuramente una pagina Wikipedia progetti che li indica tutti. Comunque sì, vale la regola del silenzio assenso, nel senso si fa la modifica e se nessuno ha niente in contrario va bene. È chiaro che se invece, cioè vale anche la buona fede, questa cosa si fa se si ritiene realmente che
la modifica sia in linea con i principi che vi ho appena illustrato. Se si suppone di no o si teme di no, magari è meglio scriverla nella propria, scrivere il contributo nella propria sandbox, ad esempio, nella propria pagina delle prove. E poi fare una richiesta al progetto competente dicendo: ma secondo voi questa cosa la posso mettere oppure no? O cosa serve per renderla, insomma, accettabile? Però sì, in generale è possibile tranquillamente fare modifiche senza chiedere a nessuno e poi andare avanti così. Ti ringrazio. Sono altre domande o vado avanti? Vado. Allora, Wiki Lost Monuments, allora, piccola premessa. Allora, Wikipedia, abbiamo capito che cos'è. Wikimedia Commons è un altro progetto della Wikimedia Foundation ed è un archivio di file, un grosso archivio di file, milioni, che principalmente sono fotografie, ci sono anche video e ci sono anche file audio, ci sono presentazioni, però soprattutto sono fotografie. Wiki Lost Monuments è un progetto collaterale che si propone di arricchire Wikimedia Commons e di anche, diciamo, colmare le lacune di cose, in questo caso monumenti, non ancora documentati su Wikimedia Commons. Wikimedia Commons è un archivio di immagini, ma è anche da dove vengono tutte le immagini che vedete su Wikipedia. Tutte le immagini che vedete su Wikipedia non sono su Wikipedia, sono su Wikimedia Commons e sono semplicemente linkate. Quindi se qualcosa deve andare su Wikipedia, deve andare prima su Wikimedia Commons. Cioè, per esempio, illustrare la voce relativa al museo, al comune, al parco, richiede che le foto siano prima caricate su Wikimedia Commons. Wiki Lost Monuments è un concorso internazionale di fotografia che si tiene a settembre, tutti gli anni, dal 1 al 30 settembre, in diverse nazioni del mondo. Cioè è un concorso internazionale nel senso che ci sono molte nazioni del mondo che organizzano il concorso nazionale. Quindi Wikimedia Italia organizza Wiki Lost Monuments Italia. Fa tutta la raccolta delle foto, la selezione, nomina i vincitori. I vincitori del concorso nazionale in Italia partecipano anche alla selezione internazionale. Quindi, per esempio, una foto della Basilicata l'anno scorso ha vinto l'edizione locale della Basilicata di Wiki Lost Monuments, l'edizione nazionale è arrivata al terzo posto di Wiki Lost Monuments Italia e poi si è piazzata al decimo di Wiki Lost Monuments Mondo Internazionale. Così, questo l'ho già detto, è un concorso che si rivolge, che riguarda le fotografie di monumenti intese in modo molto ampio. Intesi secondo la definizione di monumento e di bene naturale dell'UNESCO. Quindi sostanzialmente tutto ciò di naturale e di umano che è di particolare rilevanza per la comunità, per la sua comunità. Quindi, per esempio, questa è una foto che ha vinto, mi sembra, nel due, ah, eccolo qua, terzo premio del 2017. E come vedete, illustra bene il monumento e illustra bene anche il contesto ambientale nel quale questo monumento è inserito. Il fine di questo concorso, come vi dicevo, è arricchire i contenuti di Wikimedia Commons che poi andranno a illustrare Wikipedia e in generale po che potranno essere utilizzati a beneficio della conoscenza collettiva, della conoscenza comune. Perché, come appunto avete approfondito con Yolanda qualche settimana fa, tutti i contenuti di Wikipedia, di Wikimedia Commons e degli altri progetti possono essere utilizzati per altri scopi, ad esempio per scopi didattici e quindi per corsi universitari, per lezioni scolastiche, per pubblicazioni, per ogni altro fine. Il concorso fotografico va, diciamo, avanti dal 2012, ah no, dal 2012 è il più grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti raccolti, quindi siamo nel Guinness dei primati. Parliamo di esattamente quasi 26.000 foto caricate in Italia, questi sono i numeri del concorso italiano, nel 2019, di fotografie che hanno riguardato 2000 e rotti movimenti diversi da quasi 1.000 fotografi.
i numeri del concorso mondiale sono, diciamo, proporzionali a questo. Le difficoltà di cui vi accenno brevemente, ma di cui penso siate pienamente consapevoli, riguardano il fatto che in Italia, non c'è libertà di panorama, come vi diceva già Yolanda. E quindi, noi per, diciamo, insomma, non avere dubbi, non avere problemi, finora abbiamo una procedura che richiede ai gestori o ai possessori dei vari monumenti di dirci che possiamo fotografarli, che sono d'accordo con la fotografia dei loro beni e in realtà non tanto con la fotografia, ma con il caricamento su Wikimedia Commons. Quindi quando noi riceviamo adesso poi vi spiego bene la procedura, comunque richiediamo una liberatoria, quando riceviamo questa liberatoria i monumenti possono partecipare al concorso. Adesso vado un pochino nel dettaglio della procedura. Ecco, vi spiego rapidamente, non temete, ma la parte tecnica che sta dietro alle bellissime foto e al concorso che vi ho spiegato, le bellissime foto che avete visto. Questo è il sito di Wikiloss Monuments Italia, gestito sempre da Wikimedia Italia, quindi wikilossmonuments.wikimedia.it. Da questo sito voi, se siete un fotografo, potete trovare insomma il regolamento, il bando, eccetera, e poi venire indirizzati su una pagina di Wikipedia che riporta questa cartina. Voi cliccate sulla regione che vi interessa, sulla provincia e sul comune che vi interessa e vedete questo, un elenco di comuni i cui monumenti partecipano a Wikiloss Monuments. Adesso non lo vedete perché ho fatto questo screenshot poche settimane fa. A settembre, a destra dell'immagine, quindi all'estrema destra della colonna, compariranno dei bottoni carica foto, quindi se io voglio fare una foto del castello di Serravalle di Bosa, avrò un bottone carica foto qui sulla destra, lo cliccherò e potrò caricare le mie foto tramite una procedura guidata su Wikimedia Commons. Per partecipare al concorso questa cosa appunto deve essere fatta tra la mezzanotte del 1° settembre e le 23:59 del 30 settembre. Se siete un ente come voi, per partecipare a Wikiloss Monuments dovete mandarci compilare e firmare questa liberatoria. Il vostro legale rappresentante deve compilare e firmare questa liberatoria che indica quali sono i monumenti che il vostro ente gestisce e che volete che partecipino al concorso. Questa liberatoria, questa è una novità di quest'anno, viene caricata su questo sito autorizzazioni.wikilosmonuments.it e ecco, all'interno di questo sito voi, oltre a caricare la liberatoria, indicate uno per uno i monumenti che volete che partecipino. Questi monumenti, tramite una procedura automatica, vengono inseriti su Wikidata. Da Wikidata automaticamente vengono create le liste e i fotografi, che sono le liste che i fotografi vedono e che gli dicono che cosa possono fotografare e che cosa invece no. Come ente, ci sono, oltre, diciamo, all'adesione e alla partecipazione dei monumenti dell'ente al concorso, si possono organizzare altre cose insieme a Wikimedia Italia, ad esempio organizzare quelle che noi chiamiamo Wikigite, ovvero dei tour fotografici, dei safari fotografici rivolti ai fotografi che partecipano a Wikiloss Monuments, che li porta diciamo, a fare un giro attraverso i monumenti del vostro ente che partecipano al concorso e li invitano a fotografarli e poi a caricare le foto per il concorso. Altre cose che si possono fare, ad esempio, è contribuire all'organizzazione di un concorso locale, perché oltre al concorso nazionale organizzato da Wikimedia Italia, i nostri soci organizzano anche delle edizioni locali, normalmente regionali, ma qualche volta anche provinciali, in collaborazione con realtà ed enti del territorio, per i quali si possono offrire dei premi o anche si possono offrire dei premi per il concorso nazionale.
Ecco, sì, la mail, diciamo, specifica per il concorso Wiki Lost Monuments è contatti, è wikilostmonuments.it, la mia mail personale invece è marta.arosio@wikimedia.it. Le leggo io entrambe, quindi questi sono i crediti e basta. Allora, adesso mi sono stata velocissima. Torno qui. E ecco, sono disponibile per domande. Se ci sono. Marta, Qualcosa mi scritto. permetto di cominciare a chiedere, farvi una domanda. Dalla tua esperienza, com'è stata l'esperienza di partecipare a Wiki Lost Monument per le istituzioni coinvolte? Quali sono secondo te state, non so, esempi o cose che sono state ricordate come esperienze positive? Beh, diciamo che una volta che un ente, un comune o un altro tipo di ente partecipa a Wiki Lost Monuments, normalmente poi lo fa tutti gli anni e vuole farlo tutti gli anni perché in effetti da Wiki Lost Monuments vengono fuori molte fotografie e molte belle fotografie che poi sono effettivamente utilizzabili dai musei e dagli enti per il proprio materiale. E di solito è anche molto apprezzata la possibilità di chiamare delle persone che magari normalmente non frequenterebbero il museo, scusate, io per brevità il museo poi non frequenterebbero il museo, non fanno parte del diciamo, pubblico abituale del museo, ma che lo conoscono per altre ragioni, in questo caso per fare delle belle foto, e che poi ritornano e diffondono il verbo, insomma. E appunto una diciamo, delle principali problemi, tra virgolette, che possono avere, per esempio, le voci su Wikipedia di aree o beni non, diciamo, magari conosciutissimi all'esterno di una certa area locale, è la mancanza, di un adeguato corredo fotografico e quindi, la possibilità di ovviare a questo problema normalmente è molto ben accetta. Ho una domanda legato alla possibilità invece di costruire, allora, come Museo del Lago d'Orto a Mottarone, da un bel po' di tempo che stiamo recuperando foto vecchie, dei vari lavori, delle varie attività. Effettivamente fino adesso abbiamo costruito una sorta di patrimonio culturale, condiviso con un sito, abbiamo fatto riferimento anche a Granai della Memoria, eccetera, che è un progetto che ha voluto anche la Regione Piemonte, eccetera. Però effettivamente in alcuni casi abbiamo trovato situazioni di difficoltà, cioè possiamo avere la foto, magari, o possiamo avere il documento, ma non possiamo renderlo pubblico perché fa parte o di un archivio privato o chi ce l'ha sostanzialmente non ci dà la possibilità di riprodurlo. In quel caso, cioè, prima di tutto, prima domanda, state organizzando anche qualcosa del genere come Wikimedia? Cioè la possibilità di recuperare vecchie foto dei lavori in particolare, noi ci stiamo soffermando su questo, e quindi rendere disponibili, ad esempio, dei vecchi lavori che non sappiamo più. Neanche come si fanno oggigiorno. E due, cioè, ovvio che diventano libere quando passano da voi, ok? Ma la Ma situazione non di necessariamente. scambio Allora, con queste, ecco. questo esula da Wiki Lost Monuments, perché Wiki Lost Monuments è un concorso Sì, era fotografico, una locale anche domanda un fotografo. po' off topic, Sì, ma sì. visto che parliamo di. No, non è off topic, nel senso che Wikimedia Commons
Assolutamente, ospita anche foto d'archivio, sono più che le benvenute, quindi tutte le foto di documentazione di un passato che magari non c'è più o che non c'è più in questa forma, eccetera, sono assolutamente benvenute, anche perché ovviamente queste fotografie hanno un grandissimo valore documentale e fanno parte del patrimonio comune e quindi vanno preservate. Non è necessariamente vero che diventano libere quando passano da noi, anzi, possono essere caricate su Wikimedia Commons solo quando sono libere. Cioè, quando, per esempio, le fotografie di carattere non artistico, poi adesso non vorrei entrare, però le fotografie di carattere non artistico, quindi che illustrano aspetti della vita, quotidiana, come possono essere gli antichi lavori, eccetera, escono, non sono considerate sotto diritto d'autore, sono, e quindi entrano nel pubblico dominio dopo 20 anni dallo scatto. Quindi se voi siete in possesso di questo tipo di foto d'archivio e sono passati un numero successivo sufficiente di anni, potete assolutamente caricarle su Wikimedia Commons indicando il motivo per cui sono in pubblico dominio e quindi possono essere diffuse. Ovviamente il proprietario deve essere d'accordo. No, nel senso che Non so se ho risposto. abbiamo avuto situazioni del tipo, siamo andati a casa del proprietario, fortuna vuole, il proprietario ha passato miglior vita, gli eredi non hanno voluto. E siamo In lì, quel non sappiamo caso. come gestirla la cosa perché da una parte ci dice sì, possiamo, dall'altra no. E questo è In un quel po'. caso sì, diciamo noi invitiamo sempre persone e enti ad adottare licenze libere e un approccio aperto alla condivisione della conoscenza, dopodiché se i proprietari non sono di questo avviso non c'è molto che possiamo fare, purtroppo, cioè né voi né noi. No, infatti Sono i abbiamo casi che diverso possono materiale accadere. bloccato che non possiamo rendere disponibile in alcun modo. Sì, diciamo che Semplicemente. probabilmente, io sono un ottimista, però l'ho visto succedere più di una volta, iniziando a condividere, i contenuti che è possibile condividere, a utilizzarli, a diffonderli e magari a far vedere ai recalcitranti quanto vengono utilizzati, quanto vengono visualizzati e apprezzati, è possibile, anzi probabile, che qualcuno aderisca a un'azione già in atto, perché spesso il problema è partire. Sì, no. Se questa cosa non è mai stata fatta, se io ti sto dicendo che farò una cosa che però io non capisco bene, quindi non mi fido, è difficile che magari delle persone che si occupano di altro, che non hanno specifici interessi in questo, si buttino. Se invece, guarda, lo stiamo facendo da diversi anni, vedi, questi sono i risultati, questo è, eccetera. Magari le foto del mestiere del nonno, del bisnonno che sono nel cassetto e che non vengono viste da nessuno e invece tramite Wikimedia Commons sono come è successo con un archivio piccolissimo poco tempo fa, sono utilizzate per una ricerca in Australia. Beh, insomma. No, no, è sempre la solita storia da quel punto di vista lì. Ok, No, però grazie. appunto bisogna vederlo anche dal punto di vista positivo e dire ok, iniziamo e No, no. poi magari altre seguiranno, altre insomma, Certo. altre persone seguiranno. Grazie mille. Abbiamo ancora direi 5 minuti circa, quindi se c'è qualche altra domanda possiamo rispondere, altrimenti se vengono poi domande in futuro, eccetera, come vi dicevo, la mia mail è marta.arosio@wikimedia.it con la M, Wikimedia, e quindi non esitate tranquillamente a scrivermi, sarò felice di rispondere. Ho un'altra domanda, così abbiamo ancora dei minuti. C'è una concorrenza per quanto riguarda Wikipedia? Ci sono altri motori enciclopedici nel mondo? Beh, non fatti così, nel senso che motori di ricerca ce ne sono, ovviamente Google è più famoso, è anche uno dei pochi siti al mondiale che ha più visualizzazioni di Wikipedia, però Wikipedia non è un motore di ricerca, è un'enciclopedia, cioè non, le informazioni non vengono ricercate all'interno della grande rete da dei programmi automatici, sono scritti con certe regole da certe persone proprio lì.
cioè è un po' diverso. Se io cerco una cosa su Wikipedia o cerco una cosa su Google, Google manda in giro dei programmi che mi trovano la stringa di testo che ho inserito. Wikipedia no, mi indica quali sono le pagine scritte dai volontari che trattano quell'argomento secondo le regole che vi ho detto, insomma, secondo fonti attendibili, controllate dalla comunità dei volontari, eccetera, eccetera. Non esiste un progetto analogo a Wikipedia, o almeno non esiste un progetto analogo a Wikipedia di dimensioni paragonabili a Wikipedia No, al momento. l'esempio pratico, perché quando io voglio delle informazioni, se vado su Google ne ho tante, però devo anche verificare l'attendibilità. Di solito quando io uso spesso Wikipedia perché so che delle informazioni sono attendibili. Ecco, questo forse è una grossa differenza. Ecco, Sì, volevo diciamo dire. che appunto, sì, non il 100% delle informazioni su Wikipedia per ora ha ancora una fonte indicata, però la grande maggioranza sì, e l'attendibilità di Wikipedia deriva dall'attendibilità delle sue fonti, quindi dal fatto che le informazioni che sono inserite lì hanno una fonte indicata che può essere verificata. Ecco, è quella l'attendibilità, il punto principale dell'attendibilità di Ecco, poi Wikipedia. ci sono dei temi all'interno dei quali sono stati riscontrati degli errori, no? Io mi sono sempre posto il problema, ma lo segnalo, non lo segnalo, cose di questo tipo, no? Dovrebbe segnalarlo e dovrebbe modificarlo se può, cioè se sa qual è la risposta esatta, può premere, anzi è invitato a premere il tasto modifica e modificare. Non l'ho mai usato Possibilmente cliccarlo, indica. Eh però. no, deve. Poi, Possibilmente indicando la fonte, cioè perché. ci sono dei temi sui quali una persona è esperta ed è riconosciuta a livello così anche internazionale. Quando se io intervengo e faccio una modifica su un particolare tema e continuo a seguire quel tema e se riscontro o ci sono delle integrazioni da fare, le faccio, a quel punto divento anch'io una fonte attendibile oppure no? No, non lei, ma nemmeno Umberto Eco e neanche, oh mamma, non mi ricordo, Philip Bene, molto Roth. Philip giusto, giusto. Roth non è stato dimostrato, non è una fonte attendibile sulla sua data di nascita, cosa che gliel'ha fatto molto arrabbiare. Però noi non sappiamo se Philip Roth che si collega è veramente Philip Roth e che nemmeno se Umberto Eco fosse all'epoca direttamente veramente Umberto Eco. In quanto Umberto Eco, in quanto Philip Roth, loro sono esperti e sono sicuramente in grado di indicare una fonte attendibile. Può anche essere il sito personale di Philip Roth che dice quando è nato Philip Roth, però non può essere io sono Philip Roth e ve lo dico io. Perché Va bene. noi non abbiamo modo di verificare se lui è veramente lui. Cioè io posso anche chiamarmi Regina Elisabetta, ma Napoleone vabbè, non Elisabetta. Bonaparte. Napoleone Bonaparte. Sì, ma non, diciamo l'argomento di autorità non è accettato su Wikipedia, però appunto se uno è un'autorità e un esperto in un certo argomento, normalmente non ha difficoltà a dire da dove viene quell'informazione che vuole inserire. Quindi Va sì, bene, ti questo ringrazio. è un argomento molto caldo, specialmente per i appunto, professori universitari o comunque esperti in un certo campo che dicono: ma come no? Te lo dico io ci sono stato dietro tutta la vita, ho capito. Va bene, ti ringrazio. Vorrei chiedere una cosa a proposito delle immagini. Anche quando diventano libere e sono comunque, viene stesa una liberatoria, eccetera. Poi su Wikimedia viene conservata la fonte originaria, cioè chi è Certo. l'autore, da che archivio deriva, eccetera, eccetera. Vengono. Assolutamente. Sì. È obbligatorio inserire, quando si inserisce un'immagine, è obbligatorio inserire l'autore ed è obbligatorio inserire la fonte. Infatti, uno, diciamo, dei cardini delle collaborazioni GLAM è proprio questo, cioè l'istituzione fornisce delle immagini indicando qual è la fonte, il link e tutte le informazioni per risalire all'archivio o comunque alla provenienza della fonte. Questo, diciamo, serve anche all'istituzione per diciamo, invitare gente sul proprio sito e a vedere insomma, poi il resto dell'archivio, il resto del patrimonio dell'ente. Assolutamente, Grazie. proprio richiesto obbligatorio.
diciamo che ecco, in Wikiloves Monuments invece, essendo un corso fotografico, è dato per scontato, cioè non viene richiesto il nome dell'autore, viene dato per scontato, viene inserito direttamente come nome dell'autore la persona che lo carica, perché essendo un concorso fotografico io devo caricare le mie foto, non quelle di qualcun altro. Certo. Però è grazie. Un caso specifico, diciamo. Posso chiedere anche la gentilezza, ai presenti se possono segnare il loro nome, l'istituzione nella chat, quindi sempre c'è una in basso una nuvoletta per poter accedere alla chat, se potete, scusate, in alto a destra, non in basso, se potete aggiungere il vostro nome, che così manteniamo un po' il registro delle presenze. C'è magari qualche altra domanda o curiosità? Io ne avrei uno, però do spazio agli altri, se non ci sono domande la faccio io. Posso? Vabbè, scusate, io approfitto, no? Allora, sono stato al centro di un episodio proprio su Wikipedia, no? Io sostenevo una cosa che poi si è dimostrata giusta ed è stata accettata. Un tizio cercava in tutti i modi di confutarla, a un certo momento è venuto fuori un messaggio di Wikipedia che gli ha detto no, ti tolgo la tua argomentazione perché non è bla bla bla. L'ho visto, quindi è avvenuto. Questo vuol dire che c'è un controllo a monte, giusto? Non credo fosse un messaggio di Wikipedia, anzi non era un messaggio di Wikipedia, era un messaggio probabilmente o di un amministratore o comunque di un utente esperto che ha ritenuto che, adesso non conosco lo specifico dell'avvenimento, però ha ritenuto che quell'intervento violasse le linee guida e quindi la tolse. Ah, vuol dire che qualcuno può intervenire e dire no, no, è così oppure cosa, va bene. Io pensavo che allora, grandi puffi, no? No, non ci sono comitati, semplicemente è sempre la comunità. Diciamo che alcuni membri della comunità che sono stati ritenuti dalla comunità stessa sufficientemente esperti, sufficientemente autorevoli e neutrali e capaci insomma di gestire le situazioni complicate, hanno avuto dei poteri, fra virgolette, aggiuntivi, qualche potere aggiuntivo, per esempio di bloccare le utenze ritenute vandaliche o di oscurare i contributi lesivi della dignità, eccetera, insomma, comunque offensivi. Ci sono alcuni utenti che si chiamano amministratori che sono stati eletti dalla comunità non tanto per essere così, insomma, che hanno dei flag aggiuntivi che possono per gestire situazioni particolarmente problematiche. Però questo non vuol dire che la loro voto sia più importante degli altri, perché su Wikipedia si valuta il peso degli argomenti e delle fonti e non delle persone. Ringrazio. Bene, se non ci sono altre domande, forse possiamo salutarci in questo ultimo appuntamento sui temi della licenze libere, OpenStreetMap, progetti collaborativi, Wikipedia e concorsi. Ah, ecco, c'è Raul. Poi tra l'altro a seguire, quindi alle 15.30, in un'altra chat, quindi credo Raul magari puoi anche mettere l'indirizzo dell'altra chat, dell'altra stanza in chat, in modo tale che le persone possano collegarsi più facilmente. Ci sarà questo incontro Italia-Brasile questo scambio di esperienze tra gli ecomusei. Io prima di tutto vorrei ringraziare Marta Rosio e a Lorenzo Stucchi per la loro partecipazione a questo incontro. È stato anche molto bello creare questa collaborazione con Wikimedia Italia e poi con i vari progetti, quindi anche questo collegamento con progetti esistenti e comunità, per fare in modo insomma che gli ecomusei possano più facilmente partecipare a queste iniziative e anche rendere più facilmente attuativo i regolamenti, i requisiti e quindi diventare più aperti con i loro dati, più aperti anche alle comunità online ed estendere quelle che sono le loro comunità. E quindi prima di tutto grazie Marta e a nome della rete degli ecomusei, questa era un'iniziativa che voleva proprio essere insomma che ci può coinvolgere tutti, anche che fosse in dialogo con altri ecomusei.
Tutto il materiale è registrato, quindi resta accessibile per voi con le slide e lo trovate sul sito della rete degli Ecomusei Lombardi. E, Raul, non so se volevi intervenire anche tu in preparazione dell'incontro che sta per iniziare anche. Niente, io ringrazio ancora davvero tutti voi, anche i partecipanti che numerosi hanno aderito a questa iniziativa. Penso che molti altri potranno usufruire di questo materiale importante. Credo sia proprio una buona occasione quella di, come dire, non solo avere come prescrizione quella di usare licenze libere, ma anche di utilizzarle e di rendersi conto davvero di che opportunità sia proprio anche per l'Ecomuseo, non solo per la comunità, ma anche per l'Ecomuseo. Quindi, di nuovo, grazie a tutti. Scusate, sono stato un po' distratto perché adesso inizia quest'altro incontro con i brasiliani. Se volete aggregarvi, appunto, è possibile ancora. Mi sembra 120 iscritti, quindi ci stiamo fino a 200 persone, ci stiamo, quindi ben venga, insomma. Grazie a tutti. E alla prossima. Grazie, grazie a tutti, grazie Raul, grazie Yolanda. Buona giornata a tutti.